Una città a misura di bambino. Questo è il progetto studiato dal Ministero dell'Ambiente che sarà realizzato dal Bissola Marina, dove, caso vuole, vive un solo bambino nato in città. Il progetto di creare una città dell'infanzia procede speditamente. A maggio sarà organizzato un convegno, in collaborazione con l'UNICEF, nel quale saranno affrontati i problemi dell'infanzia. E in questo contesto sarà inaugurato anche il nuovo parco per i bambini nella zona della Farraggiana. Successivamente sono previste anche altre lodevoli iniziative, come il Consiglio Comunale per gli Adolescenti, che sarà chiamato a prendere alcune decisioni di interesse per le giovani generazioni all'interno della città. Il baby sindaco sarà scelto tra gli allievi delle scuole medie e lo scopo sarà quello di creare dei progetti a misura di bambino. Ma da tempo si sta lavorando per rendere la città più vicina a quelle che sono le esigenze dei bambini. A Natale, ad esempio, viene allestito un albero sotto il quale tutti i piccoli albissolesi possono lasciare una letterina destinata all'amministrazione comunale, nella quale chiedono di poter realizzare un sogno. Ma in questi anni Albissola ha anche realizzato molti dei sogni che i bambini avrebbero voluto vedere trasformati in realtà. Tra questi un campo da basket tutto per loro che gli permetterà di giocare in serenità formando tra l'altro le loro attitudini allo sport. Dunque Albissola è già una città a misura di bambino ed è anche una città solidale verso i bambini visto che proprio quest'anno sono stati adottati 5 bambini brasiliani che sono un po' il fiore all'occhiello di quella che è la strategia dell'amministrazione comunale per l'infanzia.